Ciao a tutti, sono qui con Karin Bartoletti. Ciao. E io sono Marianna Ghirlanda di YouTube e stiamo facendo un video su YouTube per parlare di un premio che mi piace moltissimo. Sì, Best Use of YouTube. Best Use of YouTube. Abbiamo appena finito una bellissima giuria e siamo usciti con due vincitori che scoprirete presto tutti. Quali sono stati i criteri che avete utilizzato nella giuria TV ed altri schermi per giudicare il best use of YouTube? Allora, il criterio di base è quanto il contenuto di qualità abbia usato la piattaforma YouTube al meglio per far sì che si propagasse al meglio. Il premio che noi abbiamo dato è stato dato a forse l'evento di contenutistica più grosso in Italia l'anno scorso, che ha approfittato al meglio, sapendo che era già un evento abbastanza notiziabile, quindi un contenuto abbastanza importante, al meglio della piattaforma YouTube per far sì che si propagasse al meglio. E quindi YouTube come piattaforma di contenuto e distribuzione. Esattamente. Il premio che ho giudicato io invece era nella categoria Cyber, faceva parte della sottocategoria Viral e ha cercato ha selezionato il progetto che meglio utilizzava tutte le funzionalità di YouTube come piattaforma social, che la rendono una piattaforma con potenzialità virali. Sì. Anche se la viralità ormai è un po' fuori moda. Credo di sì. È l'ultimo anno che premiamo un premio virale. Non si può dire, però abbiamo scelto secondo me due progetti che interpretano veramente molto bene le potenzialità della piattaforma e, come dicevi tu, anche tutte le potenzialità di distribuzione. Anch'io lo credo. Quindi, siamo d'accordo. Siamo d'accordo.